siamo qui per parlare di Fund 35, che è questo nuovo bando di più fondazioni, di 10 fondazioni italiane, prevalentemente del centro-nord, che si sono, come dire, messe insieme e hanno creato una grande azione di sistema per sostenere l'impresa culturale giovanile. È la prima volta che così tante fondazioni si mettono insieme per sostenere la cultura? Allora, recentemente c'è un episodio abbastanza isolato, nel senso che in passato nel campo culturale era capitato che più fondazioni aderenti all'ACRI, che è l'associazione che raduna praticamente tutti in Italia, si fosse lanciato un progetto legato alla diffusione di distretti culturali in alcune regioni del meridione d'Italia. È una cosa che riguarda però un po' di anni fa. Più recentemente non ci sono stati progetti culturali tra più fondazioni. Quest'anno, in seguito a una serie di attività di confronto e collaborazione, è stata lanciata questa iniziativa tra 10 fondazioni, quindi è un'iniziativa fortemente condivisa. È un bando, diciamo, che apre adesso, chiuderà verso la fine di settembre. Sì, la scadenza è fine settembre. E si rivolge a associazioni o comunque imprese, strutture a prevalenza giovanile, da cui il nome Fund 35, che risiedono sul territorio di ben 7 regioni italiane. 8. Ok, che sono Lombardia, Piemonte, Sardegna, Val d'Aosta, alcune province della Romagna, la Spezia in Liguria, Livorno in Toscana, Padova e Rovigo in Veneto. Allora, la prima cosa che salta all'occhio rispetto a come c'è un'novità rispetto ai nostri bandi è che stavolta i partenariati sono possibili tra organizzazioni di più regioni, per cui si possono... Assolutamente sì, siccome è stato esteso il territorio di intervento, quindi il progetto che dicevi tu giustamente ha un respiro sovraregionale, i partenariati, se costituiti, non sono obbligatori evidentemente in questo bando, però potranno essere realizzati anche tra soggetti che operano in regioni differenti, quindi assolutamente sì. E lo scopo, l'obiettivo non è quello di sostenere progetti di, diciamo, creazione artistica, creativa, culturale, ma... L'obiettivo è quello di intervenire sull'organizzazione, cioè sulla struttura organizzativa delle imprese, che dicevi giustamente, dobbiamo approfondire questa questione. Cioè l'obiettivo è di sostenerne una maturazione, un consolidamento, e questa finalità è il risultato di una serie di riflessioni che abbiamo fatto con le altre fondazioni, che la Fondazione Carico ha portato l'esperienza di un bando gestito per 4 anni sulla creatività giovanile. In quel caso si sosteneva la produzione, la sperimentazione. Abbiamo verificato che dal punto di vista culturale siamo riusciti a sostenere delle operazioni anche molto interessanti, con però il problema che tutte queste operazioni si esaurivano una volta esauritosi il contributo della fondazione, quindi queste organizzazioni che stavano alla base di questi progetti morivano, comunque restavano dormienti alla fine della realizzazione del progetto. Ci siamo quindi chiesti se non fosse il caso, questa è un'operazione di tipo sperimentale, quindi stiamo verificando se andrà bene, vorremmo verificare se questo tipo di approccio può andare, se non fosse il caso di intervenire sulle strutture, cioè di provare a dare a queste organizzazioni un minimo di competenze di tipo manageriale, un minimo di sostegno alla creazione di una sorta di attività di impresa vera e propria, anche se appunto c'è quel tema. Esatto, per cui diciamo al di là dell'aspetto finanziario di sostegno, voi mi sembra di aver proponete anche un percorso di consulenza ad hoc. Sì, questo è un progetto, quindi non è un semplice bando, c'è il bando che è stato pubblicato recentemente, che scade a fine settembre, qui possono aderire tutte le organizzazioni che operano nei territori che abbiamo prima indicato. Ma accanto al bando, l'idea delle 10 fondazioni partecipano è quella di provare a mettere in piedi una serie di strumenti di affiancamento, di accompagnamento, di sostegno a queste organizzazioni, evidentemente a quelle che vinceranno il bando, il primo dei 3 bandi e poi anche i successivi, ma poi anche operazioni, diciamo, di comunicazione, di sensibilizzazione che possano riguardare tutto il mondo della cultura giovanile, quindi della produzione culturale giovanile, quindi dovrebbe essere
uno strumento che darà beneficio anche a chi non avrà partecipato al bando o a chi non avrà ottenuto il contributo nell'ambito del bando. E adesso veniamo al tema dell'impresa culturale. Allora, per statuto le fondazioni bancarie in Italia non possono praticamente sostenere enti for profit, esatto. Quindi il vostro target sono associazioni culturali, onlus e quant'altro, il mondo non profit. Però in questo bando, in questo progetto, voi introducete il concetto di impresa culturale, che è un concetto che in realtà è il grande assente nel nostro paese, in questo settore, ed è anche difficile, volendo anche da digerire per noi stessi che facciamo cultura. Quindi come, che forse avete fatto, quali sono i possibili sbocchi di questa, cioè, di questa pratica di politica culturale che state facendo? Ma allora, innanzitutto va detto che l'uso di questo termine è stato discusso più e più volte nell'ambito dei lavori di queste 10 fondazioni, e si è deciso di utilizzarlo anche un po' provocatoriamente, cioè sappiamo bene che il limite che la legge impone alle fondazioni, dei limiti rispetto ai soggetti finanziabili, che quindi tipicamente le cosiddette imprese non possono partecipare e ottenere contributi dalla fondazione. È anche vero che se si utilizza una interpretazione della parola impresa un po' più generica, anche un'associazione può essere considerata una forma di impresa, quindi teoricamente anche un'associazione si può considerare impresa. Poi è chiaro, ci sarebbero delle distinzioni da fare rispetto ad altre forme di impresa. L'idea però è quella di provare a sostenere attività che abbiano un ritorno economico, quindi di provare a sostenere progetti che dimostrino perlomeno nei 2 o 3 anni di generare dei profitti, degli utili che possano essere quindi la garanzia della continuità della vita di questa organizzazione. E poi anche di avviare una sorta di riflessione su questo specifico campo, cioè una riflessione sul tema di uno statuto dell'impresa culturale che in Italia manca e che potrebbe essere, come dire, sollecitato anche dalla diffusione di progetti come questo, che hanno una diffusione territoriale piuttosto rilevante. Quindi potrebbe essere anche uno strumento, diciamo, immaginiamo che si potesse, che possa servire anche a questo fine, sul legislatore, certo. Fine per creare. Va bene, allora il budget di riferimento per il primo anno di questo esperimento è di 900.000 euro. Sì, diciamo che è un budget rispetto a, come dire, altre azioni della Fondazione Caricolo abbastanza contenuto, però è un budget che fa riferimento a una linea sperimentale. Abbiamo provato quest'anno a lanciare questo bando di gara, vedremo come reagiranno i territori e anche sulla base di questa reazione chiaramente proveremo ad adattare la disponibilità, lo stanziamento per gli anni futuri, perché il progetto ha comunque un'ottica, un orizzonte triennale, quindi verrà applicato sia l'anno prossimo che poi nel 2014, quindi l'idea è quella di operare per almeno 3 anni. Quindi diciamo che le istruzioni pratiche per chi vuole partecipare ovunque si trovi è comunque andare sul sito della Fondazione Caricolo, che è capofila. Sì, diciamo che tutte le fondazioni hanno sui loro siti dei link alla pagina del progetto, che comunque trovate sul sito della Fondazione, che è fondazionecaricolo.it, e poi nello specifico /funder35 per trovare la pagina del progetto, tutta la modulistica e chiaramente il bando di gara e le regole per partecipare. Comunque il link anche sotto il video per chi vuole accedere direttamente da qua. Grazie mille, Andrea. Grazie.